Grandi applausi a Mia Martini. Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. E vi ricordo, amici miei, di seguirmi anche su Instagram, perché su Instagram troverete ovviamente dei contenuti esclusivi che qui su YouTube non trovate, quindi mi raccomando, seguitemi anche lì. Molti di noi credono nella sfortuna, anche denominata iella, ovvero una condizione non controllata che ci porta a non godere delle cose belle della vita. In realtà quello che ci succede ogni giorno è solamente opera del caso e delle nostre azioni, come una mosca che semplicemente si posa sul nostro viso incurante dei pericoli che potrebbe correre. Guardi, ho colpito ancora. Sì, siamo come le mosche, ovvero vogliamo volare, ma poi utilizziamo queste qualità solo per cercare la merda. Di questa sostanza sono sicuramente fatte quelle persone che non danno la colpa a se stessi dei propri fallimenti, ma indicano gli altri. Ed è proprio per questo che probabilmente tendiamo ad indicare alcune persone ad essere degli iettatori, ovvero individui che solo esistendo possano in qualche modo contagiare involontariamente la nostra serenità, facendo accadere episodi di nefasti e privandoci di premi che la vita ci avrebbe potuto invece offrire gratuitamente, godendocela come un magalli ballerizio incurante di non avere il fisico per ballare, ma ballando lo stesso. Preferiamo invece dare la colpa al bancone poco stabile che a noi stessi che ci siamo lanciati nel vuoto. E allora, signori, buonasera! La fama di iettatore può nascere per scherno e per gioco, ma spesso attorno ad esso può scaturire una narrativa di episodi nefasti, privi di fonte e di riscontri, ma che possono accompagnare questa vittima involontaria per parte della sua vita. Un soggetto con tale reputazione può essere riverito per scaramanzia, ma spesso emarginato. Ed è questo che succederà ad una delle artiste più amate italiane, ovvero Mia Martini, che verrà emarginata. Mia Martini nel 1983 deciderà di ritirarsi dalle scene musicali senza avvisare nessuno, nonostante una carriera in ascesa ed una voce straordinaria, per una maldicenza, ovvero che portava sfortuna. Nel mondo dello spettacolo è pratica comune denigrare gli altri per vendetta, invidia o per semplice scherno. Nel 1969 il comico Alighiero Noschese cercò di pigliare per i fondelli, indicandolo come un portasfiga, il cantante Sergio Endrigo. Canterà in TV le sue canzoni attorniato da vedove e modificandone il testo, con tragedie e frasi depressive. Endrigo però non l'avrebbe presa bene e avrebbe risolto in modi alternativi. Allora io andai da Sergio Bernardini, che era carissimo amico, proprietario della Bussola di Viareggio, dove avevo cantato, dove Noschese faceva 4 spettacoli d'estate, e ho detto a Bernardini: guarda, quando vedi Alighiero Noschese, digli che se continua a fare queste cose, come lo vedo, ti spacco la faccia. Un uomo come Endrigo avrebbe potuto risolvere tutto come solo i veri maschi alfa possono fare, ovvero a cazzotti e a colpi di pisciarella. Cosa che invece non avrebbe potuto fare una ragazza profonda come Mia Martini, che verrà ritrovata senza vita il 14 maggio del 1995, 2 giorni dopo il suo ultimo sospiro, sola e a casa sua. È stato trovato oggi nella villetta dove era andata ad abitare da pochi giorni. Il paese si chiama Cardano al Campo e vicino a Varese. Secondo il padre, Mia Martini, che aveva 47 anni, è stata uccisa da un malore in servizio. L'hanno trovata qui, in questo appartamento che aveva affittato da poco più di un mese, forse per trovare in questo paesino la tranquillità che nella sua vita difficile, intensa e spesso sfortunata non era mai riuscita a raggiungere. Quella tranquillità che verrà minata agli inizi degli anni 70, nel pieno della carriera dell'artista. Mia è nata in Calabria, Bagnara Calabre, il 20 settembre del 1947. Il suo vero nome è Domenica Rita Adriana Bertè. Passerà però la sua infanzia a Porto Recanati, nelle Marche, ed è la secondogenita di 4 figlie. La terza diventerà anche lei molto famosa, Loredana, che però manterrà il cognome originale e con cui inizierà i primi stralci di carriera. Le due sorelle, entrambe ambiziose e dotate di talento artistico, si trasferiranno a Roma per cercare di sfondare ed inizieranno ad esibirsi insieme ad un loro amico, un certo Renato Fiacchini, un esuberante ragazzo romano che pochi anni dopo si sarebbe fatto chiamare Renato Zero. Era in platea e era a fare il tifo per Mia Martini. Assolutamente credo che fosse doveroso questo mio affezionamento, questa mia complicità nei confronti di Mimì, che per me rimane
l'espressione più bella di un'amicizia che dura ormai da anni, e un'amicizia che ha visto anche degli alti e bassi. Alti e bassi, come la carriera di Mia Martini. Agli inizi degli anni 70, con questo pseudonimo inizierà a decollare artisticamente. Anche il nome d'arte farà la sua parte. Mia come l'attrice Mia Farrow e Martini come il famoso alcolico, una delle parole italiane più conosciute all'estero in quel momento, insieme a pizza, spaghetti e sexy Giletti. Ovviamente sexy Giletti sarebbe diventato un'icona dell'italianità solamente qualche decennio dopo. La Martini invece negli anni 70 diventerà un'artista acclamata e popolarissima sia in Italia che all'estero, grazie alla sua smisurata estensione vocale e a brani meravigliosi come Minuetto o Piccolo Uomo. Un'artista formidabile, una voce formidabile, minata però da una voce meno formidabile nata agli inizi della sua carriera, quella di Porta Iella. Mimì poi fu inseguita da questa maldicenza nei suoi confronti, che ovviamente toccò anche te come sorella, come donna, insomma, come... Terrificante, cioè ha toccato tutti quelli che le volevano bene, perché quando una cantante è troppo brava per distruggerla, cosa possono dire? Porta Iella. Maddio, questa cosa l'ha perseguitata per più di 15 anni. Lei 15 anni di silenzio totale ha avuto, perché non le permettevano nemmeno di entrare alcuni registi noti, non le permettevano nemmeno di entrare in studio. Tale maldicenza sarebbe partita da un produttore con il quale la cantante non avrebbe voluto firmare un contratto di esclusiva, e tale voce sarebbe stata alimentata da alcuni sfortunati episodi, come per esempio un tragico incidente stradale in cui persero la vita alcuni componenti della sua band di ritorno da un concerto in Sicilia. Tutti dicono che Mia porta sfortuna, anche a mo' di battuta. Sì, che brava la Martini, ma non ti avvicinare troppo, potrebbero succederti cose negative. Succederà la stessa cosa ad un altro artista italiano qualche anno dopo, Marco Masini, e la stessa Martini ne prenderà le sue difese. I critici l'hanno massacrato Masini, è un grande artista, è un musicista perché suona, lui suona per anni, è un musicista, ha una voce bellissima, ma cosa vuoi di più, scusa? Infatti erano tutti stravolti, colpiti. L'anno dopo ha venduto 1 milione di dischi con Perché lo fai, è diventato praticamente il bersaglio di tutta la critica. Questa non è una bella cosa, hanno detto di lui qualsiasi cosa, come avevano fatto con me un po' di anni fa. Ho sentito dire anche che portava Iella, quindi ritornava di nuovo lo stesso discorso. Perché bisogna essere così squallidi in Italia? Questo nel mondo dello spettacolo spesso succede. Sì, ma è molto triste. Comunque Sanremo è sicuramente la vetrina giusta. Secondo me c'è un po' di invidia, perché quando uno ha un successo così grande come Marco Masini, cioè qualcuno non è che è tanto contento, ci rimane un po' male. L'avevi mai sentito questo pezzo? Vabbè, il girettone nazionale che non riesce a controllare il suo sex appeal neanche quando si parla di roba delicata, e da Oscar degli sventrapapere. Ma noi ovviamente non siamo qui per enunciare le grandi doti carismatiche di quell'uomo con quegli amabili occhietti a fessura di Massimo Giletti, ma di un'artista meravigliosa e tormentata come Mia Martini, che nella sua carriera avrà due battute di arresto importanti. La prima quando nel 1980 sarà costretta ad operarsi alle corde vocali, dei noduli. Una cantante che si opera alle corde vocali. Per un anno sarà costretta ad esprimersi solamente a gesti. Mia Martini si porta sfortuna da sola, diranno le male lingue. Non tornerà più a cantare, eppure sorprenderà tutti con la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo nel 1982 con un brano meraviglioso. E non finisce mica il cielo. Una canzone che ha avuto un grande successo. Per quanto riguarda un referendum, è arrivato in questo momento il giornalista e si abbina, si accoppia agli altri già presenti, perché tra tutti i giornalisti presenti a Sanremo c'è stato un referendum per premiare quella canzone particolarmente meritevole al di là dei risultati offerti dalle giurie. È la prima volta che al festival viene dato un riconoscimento al di fuori della classifica generale. Nasce quell'anno il premio della critica e viene dato proprio a Mia Martini. Però hanno voluto dare un significato, riconoscimento significativo, riconoscimento a Mia Martini, perché la canzone è veramente splendida, perché Mia Martini, ecco, mancava da tempo, come ho detto
prima era ora che si rifacesse viva e che abbrancasse ancora una volta il microfono, cosa che vai a fare immediatamente. Immediatamente però la Martini fece un'altra cosa, ovvero abbandonare le scene musicali definitivamente solo un anno dopo, nel 1983. La causa, le sempre presenti voci insistenti sul suo portare sfortuna. Mia Martini sparisce nel nulla, un'artista meravigliosa distrutta dalle fake news. Perché non è importante se la notizia è vera, ma se lo pensano tutti o lo dicono tutti, diventa vera. Ma la voglia di Mia Martini di ritornare ad emozionare sarà dietro l'angolo. Nel 1989, dopo anni di silenzio, ritornerà sorprendendo tutti e verrà acclamata al Festival di Sanremo del 1989, dopo anni bui pieni di sofferenza e depressione. E Mia canterà forse il suo brano più iconico, che ancora oggi all'ascolto fa venire i brividi, Almeno tu nell'universo. Interpretazione mostruosa che la riporterà nell'Olimpo dei più grandi, senza mai uscirne. Mia Martini, che ha presentato una bellissima canzone, che è ritornata dopo 6 anni di silenzio a dispetto delle cattiverie di tante persone dell'ambiente. Ti aspettavi un'accoglienza così? No, sono sconvolta dalla tenerezza, dall'amore, dall'emozione. È veramente un affetto molto grande.